Bentornati ad Aforismi, un programma dove commentiamo le massime sentenze proposte da noi, proposte da voi, con Elisa Mabrito. E Ugo Parenti. E siamo in diretta, quindi telefonate 375-551-7625, proponeteci i vostri aforismi e diteci cosa pensate dei nostri. E soprattutto potete anche WhatsApparci. Mandateci i vostri messaggi, scrivete su Facebook e condividete e mettete tanti mi piace. Faccio come la Maria stasera. Fai come la Maria e guarda, ti delego anche ad annunciare il mio aforisma. Allora, iniziamo subito con i nostri aforismi. In queste puntate abbiamo imparato un sacco di cose insieme a voi. Verissimo. Ho compensato la mia ignoranza grazie ad aforismi che tu non hai idea. E soprattutto ci siamo evoluti anche col nostro pubblico che ci ha dato sempre degli ottimi suggerimenti. Vero. Speriamo che anche stasera ci scriviate delle cose interessanti. E iniziamo con l'aforisma di Ugo, che No, secondo non che ho me, scritto io, non beh, che aforisma di adesso Ugo. scopriremo chi l'ha scritto. Più si è, meno si vuole. Ora Prova in un altro vediamo modo. se la regia Più si ti. è, meno si vuole. Dillo tu in modo teatrale. Più si è, meno si vuole. Adesso un pezzo a testa. C'è La scritto anche sotto, vi potete aiutare. fantastica regia di Sergio Sapino, che ringraziamo, sempre fantastico, di Torino Web TV. Adesso un pezzo io, un pezzo tu. Più si è. Meno si vuole. Allora, Ugo, Meno chi si l'ha vuole, scritto? più si Più è. si è. Chi l'ha scritto? A me Sentiamo, chi l'ha piace. Chi scritto l'ha e fammi la scritto? presentazione completa. Emil Cioran, Emil Cioran, che è uno scrittore rumeno, cioè, o rumeno. meglio, lui è di origine rumena. Anche io sembro un po' rumena, me lo dicono tutti. No, ma è vero, eh? Sì? Quando sono atterrata in Romania non mi hanno chiesto il passaporto. Le Davvero? mie amiche lo sanno che è vero. Ho un po' i tratti, è vero? Sì? E quindi, Chissà quali insomma, origini hai. infatti, mi sento un po' Ma attratta che origini hai dall'est. adesso? Non è per farmi. Sono tre quarti piemontese e un quarto siciliana. Ok, quindi con la Romania proprio. Sì, Niente, però chissà se in qualche antica ancestrale origine, senti come parlo da quando facciamo prometti bene, aforismi. stasera prometti bene, Lisa. Emil Cioran scrisse: più si è, meno si vuole. Era uno scrittore rumeno Un e aforista rumeno un anche. aforista, proprio Perché solo, adesso era abbiamo proprio di scoperto. mestiere aforista. Abbiamo scoperto anche con la settimana scorsa che con Gibran, con Sì. Gibran, che esiste la professione aforista. Aforismi, Però abbiamo visto che non si vive solo di questa professione, certo. perché tutti questi aforisti erano anche scrittori, saggisti e giornalisti, Esatto. perché poi bisogna portare a casa lo stipendio. Ovvio, e con gli aforismi magari. Con gli aforismi noi almeno non ci riusciamo, infatti io arrivo da lavorare, arrivo sempre qua stravolta, non ho neanche lavato A i denti, me, spero di non averli oh, guarda Eli, insalata. guarda. Ah, abbiamo un commento A su me piace Facebook. questo aforisma, le cose semplici Lo legge fatte. Ugo. Allora, a me piace questo aforisma, le cose semplici fatte con amore arrivano dritte al cuore. Buona serata, grazie a chiunque tu sia, Grazie, grazie. bellissimo. Che bello iniziare con un Sì, messaggio su ci fanno molto Facebook. Ci piacere scaldano il cuore perché perché ci fa capire che il nostro programma comunque funziona, tocca funziona per noi e quando tanto per noi. funziona per noi, funziona per voi. Altro Assolutamente, aforisma. altro Allora, aforisma, bellissimo questo. parliamo di Emil Sì, Cioran perché è davvero un Emil Cioran, personaggio interessante. prima di addentrarci a parlare del suo aforisma, dell'aforisma scelto, quindi questa frase che ha scritto lui, due parole su quello che era, perché è morto, è mancato tra l'altro a Parigi nel 95 ed era nato nell'11, quindi direi. XX secolo. Bravissimo. No, direi anche che aveva una bella età, fondamentalmente, no? Tu prima fuori onda mi dicevi che tipo? Tu hai usato anche dei termini un po' pesanti per descrivere questo autore, no? Hai detto uno che odiava addirittura Odiava l'umanità, gli esseri l'umanità. umani. Infatti Ugo ha scelto l'unico aforisma decente, perché gli altri sono un po' negativi. Sì, lui, io ne ho visti tanti e ho anche letto qualcosa su di lui. E in effetti il suo timbro è molto pessimistico, molto negativo, Molto negativo. però arriva anche, perché tu, spieghiamo anche perché tu dici che secondo te questo autore odia l'essere umano, perché essendo nato nell'11 e morto nel 95 si è vissuto tutte le due guerre, soprattutto in un'età consapevole e matura, la seconda. Quindi essendo passato anche dalla Germania, per vicissitudini tutte sue, è stato tendenzialmente un simpatizzante nazista.
Esatto, è proprio E questo ha quello che. segnato molto la sua vita, a tal punto che poi tu ti sei fermata magari a quel pezzo lì, poi invece andando avanti nella lettura della sua vita si scopre che in età più adulta, passato il periodo hitleriano della storia tedesca, lui è stato uno di quelli più pentiti, più sconvolti della presa di consapevolezza di quello che aveva fatto, di quello che aveva appoggiato. E a parer mio, e qua ci metto un po' del mio, secondo me il pessimismo che lui mette in questi suoi aforismi e in questi suoi testi, di cui tu hai preso anche qualche spunto, c'è molto del dolore, c'è molto della visione, secondo me non dell'essere umano ebreo, ma dell'essere umano tedesco, no? L'inconsapevolezza di quello che aveva appoggiato, aveva Sono contenta sostenuto. che ci siano stati anche dei pentimenti, perché questo è sempre Siamo positivo. esseri umani, quindi come Rendersi siamo capaci di conto sbagliare, siamo anche capaci di di pentirci. pentirci, di prenderne E consapevolezza. infatti tu hai scelto questo aforisma qua, più si è, meno si Che poi mi vuole, che è piacerebbe molto bello, approfondire. esatto, perché lui probabilmente parla di un'interiorità talmente ricca a cui probabilmente è arrivato, che quando qualunque persona ci arriva può desiderare meno cose materiali. Io lo leggo così, Ugo, cioè più cose hai dentro, proprio come persona, meno desideri cose intorno anche materiali, io lo leggo così. Però Ugo, ultimamente abbiamo capito che io e te interpretiamo in maniera diversa e questo è il bello, Il che bello sembriamo del Casa nostro programma, Vianello, Casa esatto. Vianello. Ci Tu manca la invece Gazzetta. ci manca? La Che Gazzetta, io. come lo leggi tu? Ma a me ha colpito, come spesso succede, e tu lo dici spesso in trasmissione, a me ha colpito proprio solo nell'aforismo in sé, nel senso che era bello, sintetico, potente e ognuno poteva dare l'interpretazione che voleva. Devo essere sincero, non mi sono addentrato troppo, forse anche per dei movimenti miei interiori. Mi hai fatto riflettere tu quando hai detto, no, sembra in questo aforisma che se uno ha tutto ed è soddisfatto di quello che ha dentro, non va a cercare niente da fuori. Ma infatti È una secondo visione, me è chi una compra visione. tantissime cose in tecnologia, macchine, vestiti, Quindi scarpe, chi borse, vuole roba chi vuole esterna? cose materiali, effettivamente va a coprire un certo livello di insoddisfazione. Questo è un mio parere che potete commentare via WhatsApp 375-517625 o telefonare in diretta non col numero coperto o scriverci su Facebook. Vi ritrovate in quello che diciamo, comprare tante cose toglie dei vuoti interiori o cerca di toglierli? Emil Cioran, secondo me, voleva dire questo. Sì, il È un più po' si è. Un come. Più po' si prego. come? No, Un perché po' ti interrompo. come? Ho rivisto le registrazioni, Ugo, ti interrompo No, sempre. È una cosa che faccio ci dappertutto. interrompiamo a vicenda. Il Ah, bello è meno male, questo. mi ha perdonata. E Più si dicevi? è, meno si vuole. Ma più si è, io l'ho inteso anche proprio a livello di. Non lo so, mi è arrivato anche questo significato. Più si è. Più si raggiunge una forte consapevolezza del proprio essere interiore e meno si ha bisogno di altro, perché comunque nel momento in cui partiamo da una serenità interiore, da un amore interiore, da una consapevolezza forte interna, potenzialmente chiediamo, andiamo a cercare fuori le risposte, perché abbiamo la consapevolezza di capire e di avere la forza di trovarle dentro di noi. Non so se ti ho fatto arrivare il messaggio, Non l'ho so, ma mi intesa in sono questo confusa in modo. questo momento. Se puoi Chissà fare un perché, ho la riassunto. capacità di confonderti Ma però, eh? non lo so, lo fai apposta. Prima sei chiaro fino alle 20:55. Alle 21 inizi a dire delle cose che non capisco. Comunque, voi siete felici con un appunto di 10 anni, con dei vestiti riciclati, con delle scarpe non di marca. Essere o avere, questo è il dilemma. Ti piace questo mio Può aforisma? Ti essere che. ricorda Mi qualcosa? ricorda Ti qualcosa, no? ricorda Non è proprio di qualcosa? Lisa Vabbè, Mabrito, ma comunque. però, insomma, copia e incolla e poi l'ho Sì, più si customizzato. è, c'è l'essere, meno si vuole, c'è l'avere, quindi. Però Vedi che torniamo qualcun sempre. altro aveva detto essere o non essere, Essere o non non essere. essere o avere. Avevo addirittura sentito una frase, forse qualche mia amica. Io spendo molto per essere, ma spendo poco per avere. Non so chi era stata. Mi era piaciuta, cioè investo sull'essere. Faceva corsi, andava dalla psicologa, faceva delle Ma siamo in diretta, introspezioni interiori. brava!
Brava, esatto. E non investiva invece magari nell'avere una bella macchina. Ti piace questo tipo di... Mi piace, te la rimando con una considerazione che ho sentito in un seminario recentemente. Come facciamo ginnastica per cautelare, per tenere in forma, per curare il nostro corpo? Si va in palestra per fare ginnastica, no? Per sentirsi meglio, c'è chi va proprio per un discorso estetico, c'è chi no. Andiamo a curare il nostro corpo. Perché è così difficile decidere di andare a curare anche un po' la nostra mente, magari? Ecco, Perché perché è così è così difficile? difficile? Ditecelo voi, perché noi due siamo allineati su Giusto, questo. avrebbe la stessa utilità allenare una cosa, ma anche allenare l'altra. Quindi se in palestra c'è il personal trainer, dall'altra parte ci può essere il terapeuta nei casi più estremi, il counselor nei casi un po' meno estremi, E tu di direi counselor ne sai parecchio, Ugo. parecchio, ma non di terapia, perché il counseling è tutt'altro che terapia. Emil Cioran però Emil Cioran. aveva bisogno forse a un certo punto anche lui di una terapia, perché io ho estratto quelle più belle, ma vi Dai, assicuro, andate a raccontaci un altro. cercarlo, Dai. che lui era molto arrabbiato con gli esseri umani, Ma secondo me più con con se la terra, con stesso. la sovrappopolazione, con la nascita, con la morte. Addirittura a un certo punto non l'ho portato stasera, ma parla di suicidio e dice che è sempre troppo tardi per suicidarsi. Cioè è un aforisma pesantissimo, oppure una frase celebre, perché abbiamo detto che aforismi sono tutte quelle massime sentenze, riassunto di grandi esperienze, però spesso vengono anche un po' confuse con frasi celebri. Andiamo a leggerne alcune un po' negative, però che fanno parte della storia di Emil Cioran. Pensando però dallo storico in cui arriva, no? Come avevamo detto, Esatto, l'abbiamo inquadrato in un dal fatto che contesto. ha appoggiato uno sterminio e dopodiché ha riconosciuto la gravità e l'orrore di quello che ha fatto e quindi ha vissuto tutto un altro tipo di dramma. Allora, ce ne sono alcuni proprio sul fatto che l'uomo ha rovinato la natura, alcuni proprio sul fatto che l'uomo non doveva nascere, che lui spera che l'uomo si estingua, molto pesanti. Alberi massacrati, sorgono case, facce dappertutto, l'uomo si estende, è il cancro della terra. Questo, secondo Ugo, non è un aforisma, ma una frase estrapolata da qualche opera. Però Sì, è un sentite contesto. Che nega, forza. Forza negativa, Esatto. visione negativa, sicuramente. Oppure quest'altra. Ammettendo l'uomo, la natura ha commesso molto di più di un errore di calcolo, un attentato a se stessa. Cioè, ma sono tantissimi, così. Sì, ma come dargli torto, sotto un certo punto di vista, no? Esatto, questo è vero, infatti purtroppo stiamo vedendo nei tempi moderni che anche se lui è mancato nel 95, sempre più in maniera esponenziale ci sono questi problemi dell'uomo che distrugge la natura, eccetera. Oppure, C'era quello piccolino che mi hai letto, che era carino, piccolino, ci mi avevi piacciono letto prima. proprio corti Lo corti. sai che tu hai detto che non ne avresti più letti se superavano i Lo 10 so, parole. però lui Lui scrive così. gli piaceva Cioran. dilungarsi. Allora, assisto terrorizzato. No, questo qua. Aver commesso tutti i crimini tranne quello di essere padre. Cioè, addirittura qua lui sostiene che è meglio non mettere al mondo un figlio. Oppure, questo qua è un po' più lungo, ma lo leggiamo lo stesso. Assisto terrorizzato al diminuire del mio odio per gli uomini, all'allentamento dell'ultimo legame che mi univa a loro. Ma vi assicuro che sono i meno pesanti. Chi è affascinato da questo personaggio può andarselo veramente a cercare, perché come vedete tramite aforismi, dove speriamo di avervi suscitato curiosità ed emozioni, belle o brutte che siano, si può veramente iniziare anche a capire qualcosa di personaggi non famosissimi che hanno veramente degli aspetti interessanti. Io non sapevo che lui fosse così arrabbiato con questi aspetti dell'uomo. Ma davvero, li ho proprio ho fatto la censura stasera. Sì, ma Perché alcuni erano troppo brutti e noi non vogliamo dare no, messaggi brutti, ma sempre positivi e di speranza, è vero, Ugo? assolutamente sì. Io continuo però a sottolineare la sua capacità, e ripeto, non è da tutti, no? Un certo rinnegare, stiamo parlando di questo, un certo tipo di vita, di scelte di vita fatte in gioventù, arrivare a rinnegarle in età adulta vuol dire sicuramente avere la capacità di avere un gap di consapevolezza potente. Lo stesso Freud, se andiamo a vedere,
Ha iniziato pensando una cosa, l'ha cambiata, ha rinnegato quello che ha detto, ha rinnegato quello che ha cambiato, ma questo vuol dire evolvere, quindi vuol dire avere, non essere un dogma, no? Io la penso così e la verità è lì ed è solo quella, ma avere la capacità di percepire anche eventuali miglioramenti. Luce rossa, siamo nei Luce rossa. sommergibili, ci stanno avvisando che c'è il pericolo, quindi pubblicità. Quindi si va in... A tra poco. Ciao! Aspettateci. Bentornati ad Eccoci. Aforismi. Cos'è che hai dimenticato nella lista della spesa? Che Allora, stavo pensando che non ho preso la chiappa a colore, non so come fare la lavatrice. pensieri? Vedete in Beh, pausa io cosa durante la succede? pubblicità succede di tutto qua. Di tutto succede, davvero. Oh, Ritorniamo. scusate, ho toccato il microfono e sembriamo il grande fratello che senti tutto vicino. Il confessionale. Bentornati a casa Vianello, no, cioè ad Diciamo Aforismi, aforismi. con Elisa e Ugo. Qual è Elisa e quale Ugo? A voi, l'indovinello. Mi auguro che non ci siano quello con la barba Stavamo, Elisa. Ah no, oh, volevo dire Ugo. infatti, non ho fatto i baffetti. Stavamo commentando delle frasi molto pesanti di Emil Cioran, che è un autore rumeno che non può più telefonarci in No, diretta. perché è morto nel 95 a Parigi. Ma questa puntata si chiama Desideri perché si parla proprio di, con il primo aforisma, di quello che non si desidera più quando si raggiunge un livello di interiorità elevato. Bravissimo. E poi col mio secondo aforisma che ho voluto, mi piace vincere facile, ponci, ponci, Sì, e poi spieghiamo ponci, anche il po', l'ho perché. scelto di un anonimo. E voglio sapere il nome dell'anonimo. Esatto, chi era questo anonimo, in che Secondo secolo aveva vissuto? È attribuibile per fantasia a chi volete. il cognome è Però anonimo. mi è piaciuto moltissimo, poi vai a sapere chi ha deciso che era anonimo. Chi lo sa, magari poi Mamma mia. era uno che non voleva Eccolo, fare. eccolo, eccolo, è lì. Lo leggiamo perché la fantastica regia di Sergio ci propone sul video il mio aforisma, che spero vi piaccia. Non rimpiangere qualcosa, perché ci fu un tempo in cui era esattamente ciò che volevi. Io non so sto Cioè, anonimo chi fosse, ma è veramente bello. sì, Complimenti. perché noi, e proprio tutti noi posso dirlo perché ho 47 anni e ormai un po' di esperienza ce l'ho. Siamo sempre lì a rimpiangere cosa non abbiamo fatto e perché abbiamo sposato quello lì e perché abbiamo fatto quel lavoro e quella casa. Però quando facciamo delle scelte, in realtà in quel momento vogliamo quello. E quindi dopo, con l'Elisa degli anni dopo, io dico sempre: è vero, magari a 30 anni ho sbagliato, ma l'Elisa dei 47 anni non è l'Elisa dei 30. In quel momento ero diversa, ho fatto delle scelte che erano il meglio che potevo fare in quel momento. Ugo,
Che ne pensi? che è molto Ti molto ritrovi in bello, quello che dico? moltissimo, mi piace come l'hai detto, condivido tutto. Ti invitavo solo a riflettere sul finale, no? Cioè che diceva che un tempo era quello che volevi, Non no? rimpiangere qualcosa perché ci fu un tempo in cui era Esatto. esattamente ciò che E se noi volevi. mettessi ciò che volevi o ciò che avevamo bisogno? Ah, ecco. No, È entrato ecco. nella fase, ti metto in Non è crisi. metterti in difficoltà, è una considerazione. Cioè, ciò che volevi o che avevi Hai bisogno in quel customizzato il mio momento. aforisma. Hai Incastonello. customizzato, personalizzato. Ah, No, perché uso personalizzato. parole in italiano che questi scrittori si staranno rivoltando nella tomba. E a me piace forzare sempre un po' le cose, no? Ripetimi la tua personalizzazione. Era perché ci fu un tempo in cui era esattamente ciò che volevi o ciò di cui avevi bisogno? Che differenza fa? Che se era un discorso di bisogno è quello che ci ha realmente permesso di fare il salto successivo evolutivo. Volevi, possiamo tornare anche un po' l'aforisma mio, quindi vuol dire una mancanza di equilibrio interno, perché più si è e meno si vuole. Più si ha equilibrio interno, più si fanno scelte giuste, si hanno meno rimpianti. Oh, qui si apre un discorso enorme sul concetto di giusto o sbagliato. Io dico sempre che non esiste la scelta giusta o sbagliata, esiste la scelta libera. Lo dice anche la mia psicologa. Ci Ecco, sarà un motivo. Complimenti alla tua psicologa ti vorrei come che tra psicologa. l'altro ti ho indirizzato io, quindi salutiamola. È fantastica. Ma voi cosa ne pensate? Su Una questa frase su cosa? Su Facebook? questa cosa del giusto o sbagliato? Non esiste Esatto. una scelta giusta o sbagliata, ma esiste una scelta libera. La domanda sarebbe: libera da cosa? Ci stiamo complicando troppo, mi sono già Però a persa. me affascinerebbe entrare in questo argomento. Però rimaniamo sull'aforisma. A Abbiamo le competenze per entrare in questi me argomenti? piacerebbe tanto. Tu le hai probabilmente perché tu sei Sono un po' un modesto, non vorrei counselor, dirlo. mentre io E sono life coach. un'impiegata. Ma tu sei una motivatrice, quindi Quindi mi dietro c'è tutto un fuoco documento man mano, ma non è che ho queste competenze di parlare di appunto questi aspetti un po' complicati della psiche umana, giusto, Sì, però non c'è niente di complicato. Siamo esseri umani, siamo interessanti e una volta che scopriamo un po' come funzioniamo e arriviamo ad accettarci, riusciamo anche a trasformare un po' la nostra vita. ma Ugo, la psicologia spicciola Io è utile o può essere non, dannosa se non è io fatta da non, personale la psicologia competente? non è roba mia, non sono uno Ah. psicologo, quindi non Quindi tu in posso. questi tuoi aspetti che stavi dicendo. No, mi sarebbe interessante capire, no? Libero da cosa? Se l'unica scelta utile è quella libera. Non esistono scelte giuste o sbagliate. Giusto o sbagliato ci viene dato dal mondo sociale. Interessante Sì, questo ma non è. aspetto. Voglio continuare a stare sul tuo Quindi aforisma. questo anonimo non può protestare, non sappiamo se è vivo o Esatto, a morto. me è peccato perché Cambiamo l'aforisma gli avrei fatto stasera. i complimenti, gli avrei fatto. Non rimpiangere qualcosa perché ci fu un tempo in cui era esattamente ciò di cui avevi bisogno. Commentatecelo, scriveteci voi cosa ne WhatsAppateci, pensate. telefonate al numero in I nostri sovraimpressione. fedelissimi stasera? Il I nostri fedelissimi, e speriamo anche che il pubblico si sia nostro pubblico di ampliato, fedelissimi? perché abbiamo visto che aforismi è proprio bello, Sì, perché sta. ci tira fuori delle emozioni, delle curiosità. E soprattutto ci riconosciamo spesso in aforismi che ci possono servire, come ho sempre detto fin dall'inizio, nella vita reale. Nella vita concreta ci possono aiutare, almeno per me è così e spero anche per voi. Ma parlando di rimpianti, vorrei leggertene un altro di Katrin Mansfield, che è una scrittrice neozelandese, anche lei defunta, perché tutto sommato il mio primo aforisma parlava di rimpianti. Che secondo me il rimpianto è un'energia sprecata. E dopo ne leggeremo un altro ancora. Il rimpianto è un enorme spreco di energia. Non vi si può costruire nulla sopra, serve soltanto a sguazzarvi dentro. Cioè, è stupendo perché l'energia che perdiamo nei rimpianti non serve a nulla. Che ne pensi, Ugo? Questa frase di Katrin Mansfield, scrittrice neozelandese, è una frase in cui ti ci identifichi, ti piace, la supporti, Quindi uno che non ha condividi. rimpianti ha più energia. Uno che Sì, non vive rimpianti ha più ma energia. perché è un'energia sprecata quel del rimpianto, non serve a Il niente. rimpianto secondo te ce lo creiamo o ce lo impongono? Ce lo creiamo. Ce lo creiamo. Secondo te? Un po'.
Magari perché? Però cosa serve? Tanto ormai il passato è Sì, ma passato. rimpianto in genere è frutto di un mentale potente, no? Decido di castrare, torniamo a questa parola che ho detto anche fuori onda, perché il mio sentire di stasera è particolare, no? Quindi il rimpianto è, secondo me, anche causa di castrazioni esterne. Cioè i rimpianti ce Non li mettono lo in testa agli altri, so. O non ci nascono. vincolano, ci danno dei limiti e ci bloccano e quindi la nostra energia viene rimpianta. Però tu sei uno che ha Rimpianta. rimpianti. Rimpianto è bello, rimpianta. Sarebbe carino andare a vedere l'etimologia dell'impianto. Rimpianto vuol dire avere la possibilità di ripiantare. Adesso no, non lo conosco l'etimologia dell'impianto, quindi magari se c'è qualcuno che ci aiuta velocissimamente A guardarci tramite l'etimologia? Wiki, no, Wikipedia no, Wikipedia? forse no, tramite, non lo so, comunque tramite qualcosa, a Qualche darci, dizionario? brava, forse il dizionario. L'etimologia della parola rimpianto, vediamo da dove nasce, se qualcuno ce lo Tu hai dei fornisce rimpianti? al volo. Io li ho avuti nel mio passato, credo di sì. Ci ho anche lavorato molto per affrontarli, conoscerli e poi arrivare anche ad accettarli. E torniamo al discorso anche che facciamo con Sergio in pausa, no? Trasformare energia, quindi trasformare un rimpianto e riuscire a trasformarlo in energia, cioè ritrasformarlo in energia, perché come dicono tutti, l'energia non si distrugge, ma si può solo. Trasformare. Mi piace anche semplificarlo in una frase che ho visto su Facebook da una mia collega. È una frase proprio tac, che domani vi può servire quando avrete qualche Bello. pensiero negativo. Se fossi, se potessi, se avessi, erano tre fessi che giravano il mondo. Ah, sei È fantastica. stupenda, Elisa, sei concreta, fantastica. Sei efficace. fantastica, Elisa. Sei Cioè, se fantastica. fossi, se potessi, se Se fossi, avessi, se potessi e se avessi. erano tre fessi che giravano il mondo. È stupenda, concreta, immediata, efficace. Usatela nelle riunioni, usatela nei negozi, usatela agli sportelli. Quando qualcuno vi dice se Anonimo? fossi, non lo so, forse l'aveva inventata lei, l'ho vista su Facebook. Sempre dello stesso autore, anonimo. È anonimo, cioè sto inventando in questo momento. Ma stasera volevo stupirti un pochino verso il Oh, finale, attenzione, perché non c'è un tutti gli tranello. aforismi Qua mi dietro c'è un tranello. piacciono. Qua dietro Ce ne c'è un sono alcuni tranello. che non mi piacciono. Attenzione. A parte i tuoi delle prime tre puntate che non mi piacevano, ne ho trovato uno che non mi piace proprio. Volevo Attenzione. condividerlo con voi per vedere se a qualcuno piace, se vuole commentarci su Facebook, WhatsAppare, telefonare. Rimpiangere è vedere la vita alla moviola. Abbiamo un messaggio. Ah, Rimpiangere è vedere la bellissimo. vita alla moviola. Rimpiangere è vedere la vita alla moviola. Oh, è stupenda questa frase, grazie. Sì, poi io che vedo la moviola del calcio, quindi rivederla, non poterla cambiare, tipo un rigore non concesso, un fallo non visto, e stare male a vedere e rivedere Quindi opportunità senza poter perse? cambiare. Opportunità perse? Bellissima, grazie. Chiunque tu sia, grazie, molto bella. Opportunità Quindi potrebbe essere. persa. Ecco, infatti mi ricollego a questo che non mi piace e che non mi ritrovo. Il passato non è solo ciò che è successo, ma anche ciò che avrebbe potuto succedere, ma non è avvenuto. Non mi piace. Non ti Sarah piace? Vaughan Breatnach, vivente, è nata nel 47 negli USA, scrittrice che potrebbe chiamare in diretta perché è viva. So I speak English, so I can translate, please call me. Parliamo in inglese così ci chiama. La rileggo Benissimo, perché non mi rileggila, non piace. ti piace. Il passato non è solo ciò che è successo, ma anche ciò che avrebbe potuto succedere, ma non è avvenuto. Perché non ti Non mi piace? piace perché è tutto il contrario di quello che ho detto tutta la sera. Che ne pensi, Ugo? Io Cioè, allora un stiamo fondo di lì. verità ce lo metto dentro, ce lo vedo. Cioè, è inutile stare lì a dire quello che avrebbe potuto, poi con tutti questi potuto, dovuto, non so mai come si coniugano, sono dovuto, sono potuto, aiutateci. Sliding door, ti dice niente? Ah, sì, è bello quel film. Se qualcuno di voi lo E conosce, ce anche lì lo scriva. quello che è Cosa succede? successo è Diciamolo per chi quello non lo che conosce. succede e quello che sarebbe potuto Ma allora succedere. è vero che esiste un universo parallelo per tutte le volte che cambiamo Meno strada? male che sono le 9:30, se no qui avremmo cominciato un programma. Ecco la luce rossa che Infatti, arriva, la luce rossa che arriva. siamo ai saluti, domani vi aspettiamo su Torino Web TV con Roberto Briatta alle Con 13:30, Scemo chi Scemo legge. chi legge. Io voglio solo mandare ancora un pensiero a oggi, 4 dicembre, che è Santa Barbara ed è la patrona dei marinai e dei vigili del fuoco.
Non per niente scoppia una Santa Barbara, si dice. E poi possiamo dire che la prossima settimana non ci saremo. Non ci saremo. Ci prendiamo una settimana di pausa, ci rivediamo il, se saltiamo quella lì, ci rivediamo il 18 dicembre per gli auguri di Natale, direi. Salutiamo anche Barney e Teddy. E vi ringraziamo, riflettete, grazie. E buonanotte. Buonanotte e grazie a tutti, ciao.